Adesso che abbiamo capito l'importanza del pH, una cosa importante da dire è che tutti gli organismi non amano le brusche variazioni di pH. E questo ce ne andrà di... Ciao acquaponici e bentornati sul canale. Oggi vi diamo un piccolo assaggio di quello che vuol dire partecipare ai nostri corsi acquaponica. Infatti, ecco qui una breve pillola su il valore del pH. Lo spiegheremo dall'inizio, quindi da che cos'è il pH fino ad arrivare alle motivazioni per cui è così importante tenerlo in considerazione e saperlo gestire. Come vi abbiamo più volte raccontato in tanti video, è importante tenere sotto controllo il valore di pH dei nostri impianti. Il pH è il logaritmo negativo della concentrazione di H+, ovvero di ioni di idrogeno. Questo valore è molto importante poiché condiziona la vita di tutti gli organismi presenti all'interno del nostro impianto. Il valore di pH può oscillare tra 1 e 14. Essendo un logaritmo negativo, più è basso il suo valore, più è alta la concentrazione di ioni H+. Più è alto il valore di pH, più è bassa la concentrazione di ioni H+. Per questo motivo il pH può essere neutro, se è 7, può essere acido, ovvero con una maggior concentrazione di H+, se è inferiore al 7, o può essere basico, se è superiore al 7. Abbiamo più volte detto, il valore di pH è importante per la vita di tutti gli organismi presenti all'interno dell'impianto, ovvero piante, pesci e batteri. In primo luogo andiamo a osservare l'effetto del pH sulla vita delle piante. Il pH in particolar modo condiziona la capacità delle piante di assorbire gli elementi nutritivi presenti nell'acqua. Come è possibile osservare da questo grafico, ogni elemento nutritivo ha un diverso assorbimento in funzione del valore del pH. Per ogni elemento abbiamo una banda, più è larga questa banda, maggiore sarà la capacità di quell'elemento di essere assorbito in determinati valori di pH. Viceversa, più la banda è piccola, minore sarà la capacità di questo elemento di essere assorbito a quei valori di pH. Per questo motivo, in acquaponica, ma comunque in ogni tipo di coltivazione, bisognerebbe avere un valore di pH a livello radicale che è leggermente subacido. Perché? Perché si è visto che all'interno di questo valore, ovvero che in genere in acquaponica oscilla tra 6 e 7, si ha il massimo assorbimento di tutti gli elementi nutritivi necessari alla vita delle piante. Come sappiamo benissimo, all'interno del nostro impianto acquaponico abbiamo tre protagonisti principali, oltre alle piante, pesci e batteri. Quest'ultimi sono di due classi, Nitrosomonas e Nitrobacter. Favorire lo sviluppo della colonia batterica, delle due colonie batteriche, è fondamentale per un buon avvio dell'impianto, ma soprattutto per un mantenimento in salute dell'impianto. Le condizioni ottimali per lo sviluppo dei nostri batteri sono diverse. Primo fra tutti è la temperatura, che deve essere compresa tra i 18 e i 30 gradi, temperatura ottimale per lo sviluppo della colonia ed è anche quella stessa temperatura in cui di solito i nostri pesci sono più attivi. Ve ne abbiamo anche parlato uno degli ultimi video, acquaponica d'inverno, che cosa fare. Un altro elemento fondamentale della gestione della colonia batterica, ma così anche di pesci e piante, è l'ossigeno disciolto, che dovrà comunque essere compreso sempre tra gli 8 e 10 mg litro. Inoltre, al terzo punto, come potrete vedere, abbiamo inserito sufficiente substrato per la proliferazione. Infatti, le colonie batteriche hanno necessariamente bisogno di una superficie sommersa in cui ancorarsi.
Solitamente nei sistemi più semplici questa superficie sommersa per la maggiore viene data dal letto di crescita, in sistemi più complessi i batteri vengono più localizzati all'interno del biofiltro. Sia il biofiltro sia il letto di crescita, ma comunque tutte le superfici sommerse, garantiscono un ottimo sviluppo della colonia batterica se al riparo della luce diretta. In ultimo, non per importanza, ovviamente anche il valore di pH dovrà essere gestito in maniera ottimale per lo sviluppo e il mantenimento in salute della nostra colonia batterica. Il pH di solito per i batteri deve essere compreso tra il 7 e l'8.5, quindi da un valore neutro fino a un valore basico. Ok, ora di tutta la mangimistica, malattie, Dio. Arriveremo ora a legislazione. Bene, allevamento alle specie ittiche. Così come per piante e batteri, anche i nostri pesci hanno un range ottimale di pH. Questo varia a seconda della specie che andremo ad allevare e di solito per ogni specie si ha una scheda tecnica di riferimento. Ovviamente quando si esce dal range ottimale in riferimento alla specie si possono andare incontro a principi di stress per i nostri pesci e anche a delle difficoltà nella riproduzione. Quello che in generale bisogna tenere a mente è che nel gestire il proprio impianto acquaponico va tenuto in considerazione anche il periodo del proprio impianto, quindi aumentare la produzione vegetale, incentivare la riproduzione del pesce, avere più sistemi in cui si gestisce il valore pH a seconda di quello che si vuole ottenere, quindi una maggiore produzione vegetale, oppure facilitare la riproduzione dei nostri propri pesci. Come abbiamo visto, gli organismi presenti all'interno di un impianto acquaponico spesso hanno dei range ottimali di pH che non coincidono. Dato che all'interno di un impianto gli organismi condividono la stessa acqua, quindi condividono lo stesso pH, bisogna trovare quel valore di pH ottimale per la crescita di tutti e tre gli organismi. In funzione degli obiettivi che vogliamo ottenere dal nostro impianto, il nostro pH tendenzialmente starà tra il 7 o superiore al 7 se vogliamo favorire lo sviluppo dei batteri e tendenzialmente anche dei pesci, oppure il pH sarà leggermente inferiore al 7 fino a raggiungere valori molto vicini al 6 se vogliamo favorire l'assorbimento degli elementi nutritivi da parte delle piante. Dunque, una volta scelto il pH che vogliamo tenere all'interno del nostro impianto, in funzione di quelle che sono le nostre finalità, è importante sapere che tutti gli organismi non amano le brusche variazioni di pH. In questo ci vengono aiuto le cosiddette sostanze tampone. Le sostanze tampone sono quelle sostanze che si oppongono alle variazioni di pH. Nel nostro caso, in acquaponica, le sostanze tampone più utilizzate sono i bicarbonati. Andiamo a vedere come agiscono i bicarbonati opponendosi alle variazioni di pH. Quello che è importante sapere è che nell'acqua abbiamo carbonati e bicarbonati che si presentano tra loro mantenendo un certo equilibrio. Il rapporto tra queste diverse sostanze varia in funzione del valore di pH. Queste sostanze, come vi dicevo, agiscono da sistema tampone, ovvero si oppongono alle variazioni di pH. Vediamo come. Dunque, come vi ho appena detto, i composti che costituiscono il sistema tampone dei carbonati e bicarbonati sono presenti in acqua in equilibrio fra loro. Il rapporto fra questi tre composti varia in funzione del pH. Come è possibile osservare in questo grafico, vediamo che al valore di base di pH acidi prevale l'acido carbonico. All'innalzarsi del pH, l'acido carbonico cala per via, diciamo, di una sua deprotonazione, ovvero l'acido carbonico rilascia H+, e aumenta la concentrazione in acqua di bicarbonato. Lo stesso avviene col bicarbonato che all'innalzarsi del pH rilascia un altro H+ e conseguentemente aumenta la quantità di carbonato. Dunque abbiamo visto che in funzione del pH il rapporto tra i diversi costituenti del sistema tampone varia.
Dunque, andiamo a vedere perché un sistema tampone si oppone alle variazioni di pH. Immaginiamo per un momento di poterci immergere all'interno della nostra acqua, di poter osservare quello che in essa è disciolto. Avremo appunto una serie di ioni che possono essere ioni nutritivi per le piante, ad esempio magnesio, calcio, nitrati. Abbiamo gli ioni del sistema tampone, ovvero bicarbonati e carbonati, e anche potremmo avere dell'acido carbonico in funzione del valore di pH che abbiamo, come abbiamo appena visto nel grafico. Inoltre avremo anche degli ioni H+ liberi presenti nell'acqua. Come abbiamo appena spiegato, gli ioni H+ liberi sono quelli che determinano il valore di pH che abbiamo all'interno della nostra acqua. Quindi in questo caso avremo un determinato valore di pH. Questo valore di pH potrà variare se all'interno dell'acqua arrivano dei nuovi H+ liberi, aumentando così la concentrazione degli H+ e quindi l'acidità dell'acqua. Questi H+ liberi spesso possono derivare dal metabolismo delle piante, dei pesci o anche dei batteri. Quando un nuovo H+ libero arriva nella nostra acqua, se non abbiamo un sistema tampone, questo H+ andrà subito a incidere sulla concentrazione di H+ liberi e quindi andrà subito a incidere su un abbassamento del pH. Se nella nostra acqua invece abbiamo un sistema tampone garantito dai bicarbonati e dai carbonati, cosa accade? L'H+ arriva in acqua, il carbonato o il bicarbonato, in questo caso ipotizziamo che sia il carbonato, interagisce con gli H+, interagendo con l'H+ avviene un legame, quindi il carbonato legandosi con l'H+ libero forma bicarbonato. Okay? Quindi l'H+ non è più libero, ma è legato e quindi non va più a incidere sul valore di pH. Se dovesse arrivare un altro H+, magari rilasciato dalle radici delle piante, perché le piante rilasciano H+ per assorbire gli elementi nutritivi contro gradiente, se dovesse arrivare quest'altro H+ si lega al bicarbonato che si era formato, formando acido carbonico. Questo acido carbonico è un acido instabile, quindi quasi immediatamente si scinde formando da un lato acqua e dall'altro CO2, che essendo un gas va in atmosfera. Quindi l'arrivo di ioni H+, invece di aumentare la concentrazione degli stessi e quindi rendere più acida l'acqua, alla fine ha determinato la formazione di una molecola d'acqua e di una molecola di CO2 che va in atmosfera. Quindi non si è avuto nessuna variazione di pH nonostante siano arrivati dei nuovi ioni H+ liberi. Dunque abbiamo capito che avere un sistema tampone all'interno della nostra acqua è fondamentale per il benessere dell'impianto. Per verificare la presenza dei carbonati e bicarbonati all'interno dell'acqua si utilizza un parametro che è il KH. Il KH appunto definisce la concentrazione di carbonati e bicarbonati all'interno dell'acqua. Il valore ottimale di carbonati e bicarbonati all'interno dell'acqua dovrebbe stare tra i 60 e i 140 mg litro. Questo valore di carbonati e bicarbonati ci permette di avere dei pH idonei alla vita in un impianto acquaponico. Naturalmente, più siamo sul 60, più il valore di pH sarà vicino o più basso rispetto al 7. Più andiamo verso il 14, i 140 mg litro, più il valore di pH sarà superiore al 7, tendente anche all'8, 8,5. Il valore di KH spesso viene espresso in gradi tedeschi. Dunque, se vogliamo esprimere il range di carbonati e bicarbonati in gradi tedeschi, il valore ottimale dovrebbe stare tra 6 e 14 gradi tedeschi.
se il video vi è piaciuto lasciate un bel like e condividetelo con i vostri amici. Non dimenticate di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati sulle future uscite. Se avete dubbi, curiosità, qualsiasi cosa, non esitate a scriverlo nei commenti. Detto questo, approfittate anche dei commenti per darci consigli sui futuri video. Cercheremo di trarne spunto per le future pubblicazioni. Ciao, copanci!